Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerd Club, io sono Gela. Ormai mancano pochi giorni a Natale e sono gli ultimi giorni disponibili per acquistare online senza il rischio di ricevere il tutto dopo le feste. Ho voluto elencare 5 gadget tecnologici che vi toglieranno dall'imbarazzo di dover decidere che regalo acquistare per i vostri amici o familiari. Partiamo subito per chi ama lo sport e la scelta non può che ricadere su Xiaomi Mi Band. Con questo comodo e leggerissimo gadget è possibile monitorare l'attività fisica giornaliera, contare passi e la distanza percorsa, calorie bruciate e infine monitorare il sonno. Grazie poi alla connessione Bluetooth è possibile connettere il bracciale ad uno smartphone e grazie all'app gestire le varie funzionalità elencate precedentemente. Importante che abbiate uno smartphone con Android 4.4 o superiore oppure iOS 7 o superiore. Per soli 19 euro farete un gran figurone, state solo attenti ad acquistare con spedizione dall'Europa e non dalla Cina, altrimenti non farete in tempo a metterlo sotto l'albero. Ormai siamo invasi da prodotti tecnologici che subiscono sempre di più la ridotta capacità delle batterie. Per questo motivo avere con sé un power bank, soprattutto quando siamo in viaggio, risulta una cosa fondamentale. Vi consiglio un Anker Power Cord da 20.100 mAh. Se ve lo state chiedendo, sì, esistono prodotti più economici, ma questo gadget ha delle specifiche molto interessanti. Infatti ha a disposizione due porte USB con carica rapida fino a 2.4A. Ma la chicca più importante sta nella presenza di una porta USB-C, con la quale possiamo ricaricare il power bank stesso, ma anche alimentare dispositivi come il nuovo MacBook. Insomma, una soluzione a tutto tondo con poco più di 50 euro, un fedele compagno di viaggio. Passiamo ora al lato più divertente della tecnologia, con un micro quadcopter a 4 canali. Oltre ad essere molto piccolo e leggero e quindi adattissimo a volare in casa ma anche all'aperto in assenza di vento, questo drone ha alcune caratteristiche che lo rendono unico. All'interno della scatola troverete infatti una protezione per volare in spazi ristretti e una struttura con ruote. Potrete quindi utilizzarlo come mezzo terrestre o farlo volare appoggiato al soffitto. A supportarvi nel volo c'è anche un giroscopio che lo mantiene costantemente stabile. La durata della batteria è di circa 6 minuti, assolutamente nella media per questa fascia di gadget, ma il lato positivo è che la batteria si ricarica in meno di 10 minuti. Con poco meno di 30 euro potrete divertirvi con i vostri amici e fare un regalo sicuramente gradito. Se i vostri amici amano portare la musica con sé, soprattutto durante camminate o avventure all'aria aperta, lo speaker Homemaker M4 può essere il regalo ideale. Si tratta di uno speaker Bluetooth molto compatto e resistente all'acqua e agli urti, ma queste sono solo alcune delle caratteristiche. Infatti la cosa che lo rende unico è la sua durata, ben 12 ore con il volume all'80% e una ricarica totale in meno di 3 ore grazie alla porta micro USB. L'audio è ottimo e al suo interno troviamo un driver da 3 watt e un potente subwoofer passivo. Ho avuto modo di provare anche altri speaker di questo tipo e sono veramente un fantastico compagno di viaggio o semplicemente di doccia, visto che resiste tranquillamente agli schizzi d'acqua. Costa solo 35 euro e potrebbe essere anche appeso all'albero e diffondere così un po' di musica natalizia. Perché no? Siamo arrivati alla fine di questa lista con il quinto e ultimo prodotto che potrà fare felici amici e familiari di tutte le età che amano leggere. Sebbene non sia niente di nuovo, è in grado di convertire al digitale anche i più accaniti appassionati della carta stampata. E vi parlo ovviamente del Kindle. Nello specifico della versione Paperwhite o, se volete qualcosa di più, nella versione Voyage. La differenza tra i due non sta nelle dimensioni, sempre di 6 pollici, e nemmeno nella densità dei pixel, che è sempre di 300 ppi, ma nella leggerezza e in alcuni dettagli non da poco. Il Voyage infatti porta con sé anche un'illuminazione migliore e più naturale, una gestione innovativa per sfogliare le pagine dei libri e una costruzione decisamente superiore, con un'importante riduzione dei bordi. Non sono convinto che la differenza di prezzo tra i due sia giustificata, ma se avete la possibilità di spendere 190 euro, andate per il Voyage. Oppure se il budget è un po' più ridotto, acquistate il Paperwhite, che comunque è un prodotto incredibile, e lo trovate a 130 euro. Con una cifra tutto sommato contenuta e una libreria pressoché infinita di titoli nuovi e classici, farete sicuramente un figurone. Per ora è tutto ragazzi, mi raccomando di fare i vostri acquisti al più presto per essere certi di avere i vostri regali in tempo per le feste. Vi lascio qui sotto il link ad Amazon a tutti i prodotti che ho citato in questo video. Ragazzi, cosa avete comprato per voi e per i vostri amici? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti o sui nostri social e trovate tutti i link in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con il prossimo video. A presto!